l'azzurro, il verde e il grigio, che rappresentano quello che più abbiamo amato e ammirato di questo territorio, il blu dell'acqua, l'acqua santa con le sue acque termali, i suoi torrenti, il verde per la natura lussureggiante che ci ha ispirato moltissimo, il grigio del travertino che vediamo in questa cava con tutte le sue sfumature, dal bianco, il giallo, il nero delle ossidazioni e anche dell'architettura di tutti questi paesi, di queste frazioni, una più bella dell'altra. Sicuramente ha preso un grosso slancio nel momento stesso in cui siamo entrati in questo luogo per la prima volta, certo. Attraverso il sentiero che porta qua sulla collina. La musica può risvegliare l'amore per la propria terra, perché magari in questo caso qualche persona non aveva mai visto questa cava, non aveva mai passeggiato qui intorno, e quindi scoprire che intorno a casa c'è un luogo magico in cui io vorrei tanto trasferirmi. E poi poco a poco ha cominciato a acquisire una fisionomia durante la residenza, anche e soprattutto entrando in contatto con delle persone del luogo, dei musicisti principalmente, la banda che avrete modo di sentire anche in collaborazione con noi. Questo dei sacrifici vengon Crediamo innanzitutto che la nostra musica possa crescere molto in contatto con nuovi territori. Sì. L'ensemble, il collettivo è specializzato proprio in eventi site specific, quindi i nostri repertori traggono sempre ispirazione dal luogo dove vengono portati in scena. Emotion.